Stiamo parlando della fine degli anni 50, penso. Era la sua prima incisione, che fece un successo incredibile. Poi un bel giorno mi affaccio al balconcino di casa mia, che dava nel cortile del palazzo, in via San Giovanni a Carbonaro 95, e lì a pian terreno nel cortile c'era Spagnuolo che vendeva i dischi. E chi ci vedo? Mario Trevi. Incredibile, che storie. Mario Trevi poi l'ho conosciuto qualche anno dopo, perché poi Mario sposò la figlia di Don Gennaro Spagnuolo, Titina, che eravamo cresciuti assieme. Siccome doveva formare un nuovo gruppo Mario Trevi, e con mio padre andammo a casa sua, che era in via Orazio a Napoli, sopra via Posillipo, per parlare di questo gruppo, però poi la cosa non andò in porto, però non ci siamo mai persi di vista e di stima nell'arco di tutta la carriera. La Monda Luna, indifferentemente, incredibile, è lui nel mondo. Siamo stati assieme con Mike Buongiorno a fare Napoli, quella Viva Napoli, la trasmissione. Quindi stavamo assieme, andavamo a mangiare assieme anche agli altri artisti, Nunzio Gallo, Mario Merla, c'era pure Gigi D'Alessio, che era agli inizi, e ci siamo sempre divertiti, sempre un sacco di barzellette, un sacco di risate, insomma. Ho sempre dei bei ricordi, e poi ho stima di lui anche come artista, come voce, straordinario.